Welcome to Mirror TV! Ragazzi, siamo tornati qui con i post partita post natalizi di Lazio Fiorentina. Partita terminata 1-0, sono in compagnia di Pianeta Queen of the World. Sì, abbiamo cambiato un po' l'intro tutto quanto adesso, però torniamo subito sui nostri binari perché la Lazio passa in semifinale. Una vittoria, secondo me, meritatissima, ragazzi. E vi dirò anche di più. Salvata la stragoscia, ragazzi. Salvata la stragoscia. Mi sembrano un po' di vedere un déjà vu di quel Lazio Fiorentina l'altra volta, dove hanno concesso un rigore a loro al 91esimo che non c'è stava per tutto quanto, che dove però Stracoscia fece una grandissima parata proprio all'ultimo secondo sulla rovesciata a quello a cui hanno dato rigore, poi che tra l'altro se come faceva essere rigore se poi quello si è rialzato, ha fatto una rovesciata tranquillamente proprio e Stracoscia è volato. La Lazio deve tanto alla parata che Stracoscia ha fatto nel secondo tempo, comunque, visto che allora nei 45 minuti iniziali la Lazio ha giocato benissimo, la Fiorentina non ha fatto completamente niente, anzi qualche lancio per Babacar, ma con nulla, intanto che gli stessi giocatori hanno ammesso di aver regalato un primo tempo alla Lazio che poteva tranquillamente uscire 3-4-0. Sì, sono stati bravi quella della Fiorentina alla fine, insomma, un sacco di tiri fuori, però dopo il 60esimo ci siamo addormiti. Sì, abbiamo abbassato molto molto la concentrazione, abbiamo permesso alla Fiorentina di fare qualche azione pericolosa, come hai detto tu, la grandissima parata di Stracoscia che pare proprio sul tiro di Chiesa che rientra, tira a giro e Stracoscia ci mette la mano, manina. Fa una grandissima parata e continua a dire che Stracoscia quest'anno è sempre più fondamentale, ogni partita c'è sempre una sua parata, in ogni partita riesce a tappare forse l'uniche falle che fa la difesa, perché ce ne sta, penso che sia prevedibile che la difesa sbagli una volta, e quando sbagliano loro riescono a fare sempre gli insidiosi, ma Stracoscia ci mette sempre del suo, sempre presente, grande Tom, continua così. Parlando di quanto è successo nel primo tempo, abbiamo avuto purtroppo l'infortunio di Felipe Quezedo, che sembra sia più grave del previsto, visto che salterà la partita con l'Inter. In prima di parlare della partita con l'Inter, però soffermiamoci su Quezedo, che stava facendo un buonissimo lavoro i primi 20-22 minuti. Ha fatto anche quel doppio passo e poi quel tiro che è stato salvato sulla linea. Si è messo a fare le skill. Stranissimo vedere Quezedo che con versione art 1,90 fa quelle cose. E ti dirò, mi stava piacendo davvero tanto. Purtroppo però ha avuto questo problema muscolare. È entrato un Ciro Immobile che fino al 25 era influenzato. Però ragazzi, Ciro Immobile è strepitoso. Nel senso, nel secondo tempo ha preso quel pallone a metà campo, ha iniziato a correre verso il portiere. Non si è riuscito a fermarlo, solo all'ultimo. Che era ha messo una scivolata. C'erano tre gambe, c'erano per fare una Ciro Immobile, ragazzi, strepitoso. Si meritava il gol, secondo me, Ciro Immobile in quell'occasione. Però l'importante è che siamo usciti vincitori. Beh, l'ha fatto il difensore, ha detto me butto a cazzo di cane, se la piglio, l'ha presa. E comunque il migliore in campo non è Ciro Immobile, però per me è Senad Lulic ancora una volta. Perché ragazzi, Senad Lulic è uno stato di forma strepitoso, non tanto per il gol, ma anche questa volta quando è stato spostato al centrocampo nel secondo tempo ha fatto una prestazione sontuosa, andava su tutti i palloni, ma tutte ste finte in area. Ma poi adesso parlando del gol dopo 6 minuti ha avuto quella lucidità un po' alla Cristiano Ronaldo, giusto così per esagerare un pochetto, e è rientrato col destro, boom, batte, come si chiama, loro Dragoschi, finte, ma io boh. Ha fatto un grandissimo gol capitan Lulic, proprio un grandissimo gol, sorprendente. Io ho detto, ma questo è, mamma mia, questo non è Lulic, questo è Cristiano Ronaldo in versione Senad, che segna il 26, questo è stato bello, segna il 26 dicembre. E comunque è una vittoria che ci dà una grandissima ghiotta opportunità di affrontare o Inter o Milan, che giocheranno domani, stasera, quello che è. Ragazzi, sinceramente tra tutte e due le squadre, visto come stanno messe, le milanesi non mi fanno paura nessuno dei due. Porto rispetto per tutte e due le squadre, assolutamente, però ce la possiamo cavare benissimo. Abbiamo dimostrato che se giochiamo bene da Lazio, se la squadra sta bene, se gli infortuni non ci remano contro, se gli arbitri fanno loro... È tornato Felipe Anders, se rompe Quezedo, cioè ragazzi. Ma poi è tornato anche Nani, c'è da dire. Abbiamo Nani che ancora non abbiamo visto, già la seconda panchina di fila che fa. È anche vero che comunque con Felipe Anderson in queste condizioni, anche in questa partita Anderson ha fatto il suo, si è portato via mezza difesa più di una volta. È tornato molto bene Anderson, molto, siamo molto, molto contenti. Molto molto bene Felipe Anderson, pare sia maturato anche a livello proprio calcistico, questo infortunio gli ha fatto bene alla testa, il che mi fa tremendamente felice, perché il talento che ha Felipe Anderson non si discute, ragazzi, assolutamente. Purtroppo ecco, adesso sta un po' più prendendo l'età, ma non c'è 24-25. Adesso si è fatto una pettinatura che Dio solo sa per quale motivo, si piace. A certi piace, a certi no. Ho notato pure su Twitter, ho letto diversi commenti. La pettinatura era per spezzare i ritmi. Sì, assolutamente. Per me è terribile.
Parlando poi di Kimonos, Milinkovic, ecco, forse un po' in ombra, ma non mi sento dire che abbia fatto una partita sbagliata. Il solito Milinkovic, magari non ci ha messo quel solito zampino che ormai noi ci aspettiamo sempre. Ma è anche vero che ha giocato un po' più dietro, visto che Felipe Anderson si è preso la tre quarti praticamente da solo. Immobile, quando è entrato, ha preso grandissimi spazi là davanti, quindi non è che potevamo lottare tutti in offensiva. Anche se nel primo tempo c'è da dire che abbiamo fatto 3-4 azioni dove c'erano tutti avanti, c'erano Parolo, c'erano Milinkovic, c'era Basta, c'era Lulic, c'era Anderson, c'erano Immobile. Noi nel primo tempo, ragazzi, abbiamo attaccato l'area in 6 uomini a ogni azione, perché la Fiorentina, ok, forse non era entrata bene in partita, però la Lazio è entrata davvero bene in quella partita, molto 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 bene. Complimenti anche a Inzaghi, perché ancora una volta, se abbiamo vinto, è anche merito suo assolutamente, visto anche sì, il sta facendo davvero un grandissimo lavoro. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è vedere entrare Luis Alberto all'85esimo. Vabbè, comunque alla fine Luis Alberto non se lo merita. No, ma lui è una figura di se fa cose, se fa problemi. Sì, lo so, ma mi piacerebbe vederlo giocare molto di più. Vabbè, comunque sabato al 99% giocherà lui, scusate, il 30, domenica giocherà lui a titolare, visto che Felipe comunque ok, sta tornando e tutto, però per le partite importanti servono giocatori secondo me al 100%. Non sto dicendo che la Coppa Italia non, cioè la partita in Coppa Italia non è stata una partita importante, però se vai a vincere con l'Inter a San Siro lanci un segnale ancora più forte di quanto fatto fino adesso. Vedremo. E poi c'è il mercato di gennaio, ragazzi. Sarebbe bello un po' parlare del mercato di gennaio, ma l'unica cosa che io ho capito di questo mercato di gennaio, che forse arriverà un difensore centrale. Tutto il resto ruota intorno a cifre che stanno girando attorno ai calciatori che secondo me però non lasceranno la Lazio a gennaio. Mi riferisco a Luis Alberto, mi riferisco a Milinkovic, assolutamente. La Lazio probabilmente la Lazio deve il prossimo anno, ma probabilmente staremo qua poi a parlarne più in là. Però la Lazio secondo me, se conferma questo organico, va a puntellare un po' la difesa, può dire la sua sia in campionato sia tantomeno in Europa League, visto che siamo avanzati, ricordiamoci questo, siamo avanzati anche in Europa League oltre che in Coppa Italia. Detto questo, ragazzi, grazie, sta andando bene, siamo tutti contenti, basta. No vabbè, mo ci aspetta l'Inter, squadra ostica e tutto, ma come ripeto quanto detto prima, nell'Inter né Milan mi fa paura, quindi ci fermiamoci solo sull'Inter. Abbiamo all'Inter non c'è gioco, cioè nel senso lì, sì, adesso non dimostra il gioco. Sta bene, stanno facendo tante cose belle, non possiamo farci spaventare da nessuna squadra, che sia Juve, il Napoli o sì, hanno assolutamente, che abbiamo mostrato di poter battere chiunque. Ora c'è sta qualche napoletano che guarda questo video, noi non ci avete battuto, però riguardiamo se la partita, raga, quattro infortuni, due cazzi e mazzi, poi se rifaremo più là, forse sì, rifaremo prima o poi. Detto questo, ragazzi, da Fede qui in the world e da Miro è tutto, ciao belli, forza Lazio.